Buon pomeriggio, benvenuti e bentornati ai webinars di Vets and Clinics by Advance. Dopo la pausa estiva, oggi iniziamo la seconda stagione ed speriamo che siete pronti e motivati per questa prima emissione di oggi e per collegarvi con noi nei prossimi webinar. Per tutti quelli che ancora non l'avete fatto, non dimenticare di attivare la campanella che appare qua sotto e di iscrivervi a questo canale di YouTube, al nostro canale di YouTube, così vi terremo aggiornati delle novità. Mi presento, io sono Silvia Alvarez e sarò la conduttrice di queste missioni. Sono veterinaria e sono spagnola, come avrete capito. E infatti, se vi interessa questa lingua mia, la lingua spagnola, vi invito pure a collegarvi con noi nei nostri webinar in lingua spagnola. Da ultimo, non voglio dilungarmi, vi ricordo che durante tutta questa missione potete inviarci le vostre domande e una volta finiamo la presentazione, il dottore Procoli vi risponderà in diretta, quindi non esitare a condividere con noi i vostri dubbi. Adesso iniziamo, ora sì. Buongiorno, buon pomeriggio, Fabio Procoli. Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito. Fabio, il nostro ospite di oggi, è diplomato europeo, diplomato americano in medicina interna veterinaria e attualmente è responsabile dell'unità operativa di medicina interna dell'ospedale veterinario I Portoni Rossi a Bologna. Niente, oggi iniziamo con lui, oggi iniziamo questo webinar della seconda stagione parlando della disbiosi intestinale nel cane e oggi Fabio ci mostrerà, tra tante altre cose, quando dobbiamo sospettare la disbiosi e come dobbiamo gestirla. Facci sapere un pochino perché hai scelto questo argomento, quali motivi ti spingono a parlare di questo oggi? Sì, allora la scelta è stata abbastanza facile perché quello di cui parleremo oggi è effettivamente l'argomento più caldo in gastroenterologia veterinaria, ma non solo, mi sento di dire anche in gastroenterologia umana. Il ruolo che svolge il microbiota intestinale in malattia. Si parla oggigiorno di Microbiota Revolution, proprio perché la scoperta del microbiota intestinale ha rivoluzionato la medicina intera e quindi anche la gastroenterologia. Allora, Fabio, ci hai detto microbiota intestinale, ma cosa si intende per microbiota intestinale? Benissimo, partiamo infatti dalle basi, cioè che cos'è il microbiota? Il microbiota è l'insieme dei microrganismi che vivono nel nostro corpo. Quindi, se parliamo di microbiota intestinale, ci riferiamo ai microrganismi viventi nel tratto gastrointestinale. Pensate che si parla di circa 100 trilioni di cellule, addirittura 10 volte il numero di cellule del nostro corpo, del corpo umano, se ci riferiamo all'uomo. E parliamo di addirittura 1000 specie, diverse. C'è stato anche chi ha quantificato il peso del microbiota gastrointestinale nell'uomo e addirittura pesa 1 chilo, quindi è un vero e proprio organo all'interno del nostro corpo. È importante spiegare anche la classificazione, no? E la terminologia, perché c'è un po' di confusione spesso quando si parla di microbiota. Quindi per microbiota, dicevo, intendiamo tutti i microrganismi viventi. Quando si parla invece di microbioma, ci riferiamo al corredo genetico del microbiota, quindi è un vero e proprio arsenale, se pensate che contiene circa 3 miliardi di geni. Anche qui addirittura 100 volte l'arsenale genetico dell'uomo. L'insieme del genoma umano e del genoma del microbiota viene chiamato metagenoma. Quando invece parliamo di microbioma, quindi parliamo della funzione genetica del microbiota, bisogna dire che la maggior parte dei geni, quindi il ruolo che questi geni ricoprono nel caso del microbiota, è sconosciuto. Quindi, come vedete, nel gatto addirittura il 60% della funzione del genoma del microbiota intestinale è sconosciuta, nel cane circa il 50%. E la ricerca si sta concentrando molto proprio sullo studio della funzione del corredo genetico
del microbiota intestinale. Un'altra terminologia che viene spesso utilizzata, e questo è un altro argomento molto, molto importante in gastroenterologia, è quella del metaboloma. Per metaboloma noi consideriamo l'insieme dei metaboliti, quindi prodotti solubili presenti in, per esempio, le feci o anche nel siero, che nel caso ovviamente dell'organismo possono essere prodotti sia dall'organismo stesso, quindi metaboliti endogeni, ma anche dal microbiota, quindi parliamo dei cosiddetti postbiotici. E questa figura che vedete è rappresentata, è la cosiddetta heat map, che mostra tutti i diversi, diciamo così, metaboliti misurabili nelle feci di un cane con la quantità, insomma, relativa. Quindi questa è un'altra branca della gastroenterologia in forte crescita. Una volta capito cos'è il microbiota intestinale, potresti, Fabio, raccontarci qual è la sua composizione? Certo, questo è un altro aspetto molto, molto interessante, tra gli aspetti più interessanti. Allora, diciamo che quando parliamo di microbiota ci riferiamo per la sua quasi totalità a batteri. Come vedete, il 98% del microbiota intestinale è composto da batteri, mentre il restante 2% è composto da tutti gli altri microorganismi. Quindi parliamo di virus, protozoi, funghi e anche archea. E anche loro hanno un ruolo, come vedremo, nella patogenesi delle malattie non solo intestinali, però principalmente ci si concentra sui batteri. Ora, quindi, quando si parla del microbiota batterico, è importante spiegare qual è la classificazione del tassonomica vera e propria, quindi che terminologia viene usata quando ci si riferisce alla classificazione microbiota batterico. Di solito si parla di fila, quindi vedete, il filum è praticamente un gruppo di batteri che ha un'affinità genetica del 95%. Spostandoci all'interno del filum vedremo la diversa classificazione, quindi dalla classe fino alla specie, che ha il 99% di affinità genetica. Quindi una specie batterica è identica per il 99%, però poi esiste la sottospecie che rappresenta da un punto di vista proprio genetico un'entità unica a sé stante. Se noi andiamo a considerare nel microbiota intestinale i fila più rappresentati, ce ne sono sei che vedete in questo slide. Il più importante è quello dei Firmicutes, tutti e sei questi fila, quindi i Firmicutes, i Bacteroidetes, i Proteobacteria, gli Actinobacteria, Fusobacteria e Spirochetes rappresentano nell'insieme il 99,9% dei batteri presenti nel tratto gastrointestinale. Giusto per spiegare, insomma, quali sono questi batteri, insomma, e che funzioni hanno, ma proprio in grosse linee. Vi dicevo che il filum più importante è quello dei Firmicutes. Questo è il filum che racchiude praticamente quasi tutti i fermenti lattici, quindi sono batteri considerati buoni e produttori di diversi metaboliti, tra i quali molto importanti sono gli acidi grassi a corta catena, che come vedremo hanno un ruolo proprio nella salute intestinale e anche nell'interazione col sistema immunitario. All'interno dei Firmicutes ci sono diversi ordini, diverse famiglie. I più importanti di sicuro sono i lattobacilli e i Clostridiales. Si parla soprattutto di alcuni cluster di costridi che vedete qui rappresentati, soprattutto il 14esimo e il quarto, che hanno, insomma, racchiudono diverse specie benefiche. Andando a considerare gli altri fila brevemente, i Bacteroidetes, Actinobacteria e Fusobacteria sono anche loro dei fermenti, quindi dei batteri buoni, e vi ho menzionato in questi slide, diciamo così, le specie più rappresentative, più importanti. Però dobbiamo menzionare i Proteobacteria, soprattutto la famiglia degli Enterobacteriaceae, che rappresenta la maggior parte degli enterobatteri. Come vedremo, questi batteri hanno un ruolo, diciamo così, negativo nel contesto della disbiosi e dello sviluppo delle malattie
intestinali. All'interno di, ovviamente, degli enterobatteri abbiamo le Escherichia coli, ma anche batteri noti per le loro potenzialità, diciamo così, enteropatogene, come la salmonella, yersinia e anche l'helicobacter. Allora Fabio, immagino che ci sono dei fattori che controllano o modificano la composizione del microbiota intestinale. Assolutamente, assolutamente. Inizierei dicendo che il microbiota di ognuno di noi è diverso dal microbiota di un altro. Quindi questo è vero per l'uomo, per il cane e per il gatto. Quindi è un vero e proprio passaporto, se vogliamo, il microbiota intestinale. Viene acquisito solitamente alla nascita, entro le prime 24 ore, dal microbiota, quindi dalla flora vaginale, per esempio, quindi dalla nostra madre, e per i primi 3 anni di vita è in divenire, quindi c'è un vero e proprio sviluppo dinamico. Dai 3 anni di vita in poi si raggiunge un plateau con dei brevissimi picchi di cambiamento, anche in questo caso transitorio, e quindi il microbiota rimane costante fino all'arrivo di fattori o eventi stressori, come può essere l'invecchiamento, quindi il normale invecchiamento, l'assunzione di farmaci, e vedremo quali farmaci soprattutto, la dieta, quindi sia indiscrezioni alimentari che l'utilizzo di una dieta particolare, e ovviamente delle patologie vere e proprie, come vedremo parlando della disbiosi. Un'altra cosa, insomma, che influisce sulla composizione del microbiota all'interno di ognuno di noi, quindi all'interno del tratto gastrointestinale, e anche la localizzazione. Quindi il microbiota cambia a partire dal cavo orale fino al retto, a seconda delle condizioni, diciamo così, ambientali in cui si ritrova. Quindi pensiamo alla quantità di ossigeno, al pH, alla presenza o meno di metaboliti come gli acidi grassi a corta catena o gli acidi biliari secondari. E come vedete da questa fotografia, la concentrazione totale del microbiota tende ad aumentare man mano che ci si sposta verso l'intestino crasso, quindi il grosso intestino, il colon. E non solo, quello che aumenta tendenzialmente man mano che ci spostiamo verso il grosso intestino è il numero, quindi la concentrazione degli anaerobi stretti, quindi proprio i nostri bacteroidetes e i firmicutes. Quindi questo è un qualcosa che succede, diciamo così, spostandosi via via nel tratto gastrointestinale. Adesso che sappiamo cos'è il microbiota e più o meno la sua composizione, quali sono le sue funzioni principali e cosa serve questo microbiota intestinale? Allora, abbiamo scoperto diverse cose sul microbiota grazie alla ricerca. Però per parlare e spiegarvi delle funzioni del microbiota, vi faccio vedere questa microfotografia. Questa è una microfotografia, quindi uno scorcio della mucosa intestinale. Quello che vedete colorato in blu sono i microvilli intestinali, quindi l'epitelio intestinale, e al di sopra vedete uno strato di muco. Quindi questo è quello che rappresenta buona parte della barriera intestinale, di cui si parla spesso. E adesso improvvisamente vedete proprio fisicamente dove si colloca il microbiota intestinale, questo strato enorme composto da una miriade di batteri nel nostro microbiota intestinale. Quindi non è difficile capire che una delle funzioni svolte dal microbiota è proprio quella di creare una barriera fisica, se vogliamo, anche semplicemente fisica, contro per esempio l'invasione da parte di enteropatogeni transitori. Ovviamente l'ostacolo all'invasione da enteropatogeni viene anche attraverso la competizione della flora endogena per quanto riguarda non solo nutrienti ma anche siti di adesione epiteliale. Un altro ruolo importantissimo ovviamente del microbiota è quello di permettere la digestione, quindi l'assorbimento di nutrienti. Pensate soprattutto alla digestione di fibra. Quindi il metabolismo anche delle proteine e dei carboidrati. E come vedremo, il microbiota ha un ruolo anche nel metabolismo degli acidi biliari, che può avere un'implicazione in malattia. Infine, ma non per importanza, il ruolo dei postbiotici, quindi l'attività metabolica del microbiota,
non solo sullo sviluppo, la crescita dell'epitelio intestinale, quindi attraverso il supporto energetico e il trofismo, ma anche la stimolazione del sistema immunitario intestinale. Sappiamo che l'intestino è la sede più, diciamo così, sviluppata, è l'apparato, diciamo così, con un sistema immunitario più sviluppato di tutto l'organismo. La cosa interessante quando si parla delle funzioni metaboliche del microbiota, lo vediamo in questa tabella, è che le funzioni, non lo so, a noi più note, per esempio l'assorbimento e la sintesi della vitamina K, vitamina di tipo del complesso B, che sappiamo, no? Diciamo così, affidata al nostro microbiota, non è unico di una sola specie, ma è condiviso da diverse specie batteriche. Quindi c'è quello di cui, che noi chiamiamo una ridondanza funzionale, in modo tale che se dovesse scomparire una specie batterica, le altre specie batteriche possono, diciamo così, compensare. L'altro esempio è quello della fermentazione dei carboidrati, quindi la produzione degli acidi grassi a corta catena, che appartiene a diverse classi batteriche. Allora Fabio, andiamo avanti, adesso ci mettiamo nell'argomento di questo webinar di oggi. Cosa si intende per disbiosi intestinale? Sì, benissimo. Abbiamo introdotto il discorso del microbiota e quindi giusto dato un'infarinatura su quello che è il microbiota e quello che fa. Quello che dobbiamo ricordarci è che il microbiota vive in un certo senso in uno stato armonico, quindi di vera e propria simbiosi con il nostro organismo. E quando questo succede, il microbiota è diverso nella sua composizione, quindi si parla di ricchezza del microbiota e di abbondanza relativa. Per disbiosi, quindi quello che succede in malattia, intendiamo semplicemente un'alterazione del microbiota. Questo è quello che è la disbiosi. In termini, diciamo così, più tecnici, si parla di un'alterazione non solo della composizione, ma anche del numero. Questa è una fotografia che spiega più o meno quello che succede in disbiosi. Quindi vedete nel cerchio A, la situazione dell'intestino normale, dove vedete c'è una miriade di specie batteriche diverse tra di loro. E vedete nel cerchio B, quindi nella situazione di disbiosi, c'è prima di tutto una riduzione del numero totale dei batteri. Alcune specie sono completamente scomparse, per cui altre specie, quelle più potenzialmente patogene, sono in una situazione di abbondanza relativa, quindi di sovraccrescita. Questo è quello che succede con la disbiosi. Da un punto di vista della composizione, prima abbiamo parlato della tassonomia, quindi torniamo ai filabatterici. Quindi da un punto di vista proprio tecnico, quello che succede nella disbiosi, l'esempio classico è quello dell'enteropatia cronica. E quello che sto per dirvi è vero nell'uomo, ma anche negli animali domestici, quindi lo riscontriamo anche nel cane e nel gatto. È una diminuzione importante dei firmicutes, quindi tutte le specie benefiche, quindi fermenti, se vogliamo. Una diminuzione anche dei fusobatteri e del bacteroidetes e soprattutto un aumento dei proteobatteri, quindi gli enterobatteri. E in primis le Escherichia coli. Parliamo sempre di flora commensale, però questi sono batteri che hanno il potenziale di causare problemi, quindi parliamo di patobionti in questo caso. Ebbene, questa diciamo così, combinazione di alterazioni la rivediamo in tutti i casi di disbiosi, in tutte le patologie che causano disbiosi. E quindi, quali sarebbero le cause più comuni di disbiosi? Allora, ce ne sono diverse, quindi non direi che una causa è più comune dell'altra. Queste sono due, diciamo così, tra le diverse pubblicazioni che trattano l'argomento e io vi ho elencato alla fine tutte quelle situazioni in cui la disbiosi è stata diagnosticata. Quindi ovviamente parliamo di enteropatie acute, per esempio la diarrea emorragica, ma anche la diarrea acuta da indiscrezione alimentare, l'enteropatia cronica, diciamo così, per antonomasia, ma anche l'antibiotico terapia o l'utilizzo di altri farmaci molto comuni nella nostra pratica clinica. Pensate ai FANS, pensate agli inibitori di pompa protonica. Bene, terapia con FANS, PPI, antibiotici, come vedremo,
ha la capacità di causare una grave disbiosi. Altre patologie associate alla disbiosi sono l'insufficienza del pancreas esocrino e i disturbi di motilità, primari o secondari. Se andiamo a vedere però la fisiopatologia, quindi attraverso quali meccanismi queste patologie causano la disbiosi, ebbene i meccanismi sono diversi, quindi potrebbero permettere la colonizzazione dell'intestino da specie enteropatogene. Pensate alla diarrea emorragica acuta e al Clostridium perfringens. Potrebbero causare un danno all'epitelio, quindi alla barriera intestinale, quindi causare un'infiammazione e di conseguenza una disbiosi. Pensate in questo caso all'effetto dei farmaci, quindi FANS e antibiotici. E come dicevo, anche alterazioni della motilità potrebbero portare alla sovraccrescita di alcune specie batteriche a discapito delle altre. E le conseguenze della disbiosi intestinale quali sono? Questa è un'ottima domanda perché ci si dimentica che la disbiosi non è soltanto la conseguenza di un processo patologico, ma può di per sé causare un danno, quindi può di per sé essere il problema. Basti pensare all'alterazione della barriera intestinale della sua funzione, quindi un danno non solo fisico, ma anche enzimatico alla barriera epiteliale. Basti pensare alla perdita di nutrienti e vitamine attraverso, per esempio, il consumo. Questo è quello che succede, per esempio, in casi di sovraccrescita batterica e sovrautilizzo di cobalamina. E basta, bisogna anche considerare quello che succede quando diminuiscono i postbiotici benefici. Se ci ricordiamo, gli acidi grassi a corta catena sono delle sostanze solubili immunomodulanti, quindi hanno una funzione benefica e stimolano il sistema immunitario regolatore. Bene, una loro carenza può causare uno shift nel sistema immunitario intestinale, quindi di per sé creare un ambiente pro-infiammatorio e quindi predisporre all'infiammazione intestinale. È un altro caso molto, molto interessante in cui la disbiosi può portare a sintomatologia è quello del dismetabolismo degli acidi biliari. Allora, gli acidi biliari, come sappiamo, sono fondamentali per l'assorbimento dei grassi e vengono ovviamente escreti nell'intestino con la bile e sono in questo caso acidi biliari primari che vengono poi deconiugati dal nostro microbiota, in particolare dal Clostridium iranonis. Questo è un nome molto importante di cui parleremo anche dopo. Quello che succede nella disbiosi, quindi quando queste specie in grado di deconiugare gli acidi biliari vengono a mancare o sono sottorappresentate, è che aumentano gli acidi biliari primari, aumentano gli acidi biliari solfati ed entrambi hanno un'azione irritante sulla mucosa intestinale, quindi possono causare diarrea e hanno anche un effetto, diciamo così, pro-infiammatorio. Quindi questa è una dimostrazione di come la disbiosi può causare malattia intestinale, quindi sintomatologia intestinale. Allora Fabio, quando dobbiamo sospettare la disbiosi, come facciamo a confermarla? Sì, allora fare diagnosi di disbiosi è ovviamente importante, ma come vedremo non è sempre possibile e non è sempre accessibile a tutti. Quindi è importante anche riuscire a o sapere quando sospettarla. In questo caso ci sono, diciamo così, alcuni aspetti che potrebbero ritornare utili. Pensate per esempio, al segnalamento, quindi un cane di razza pastore tedesco con sintomatologia gastrointestinale cronica. E quindi qui la disbiosi è molto probabile. Come sappiamo, i pastori tedeschi sono predisposti ad enteropatie croniche e tra le cause diciamo così, della loro enteropatia, la disbiosi, quindi l'alterazione del microbiota, sembra avere un ruolo predominante. Quindi il pastore tedesco e se vogliamo anche altre razze, per esempio il setter o l'amstaff, sono dei cani tendenzialmente a rischio di disbiosi. L'alimentazione del nostro paziente potrebbe aiutarci. Quindi un cane enteropatico che mangia una dieta barfa è a altissimo rischio di
di disbiosi intestinale. Oppure il ritrovamento di una cobalamina bassa in un cane enteropatico potrebbe indicare la presenza di disbiosi, visto il ruolo del microbiota intestinale nel consumo, nell'utilizzo della vitamina B12. Oppure ancora in un cane enteropatico cronico che è sottoposto a endoscopia intestinale, biopsie, il ritrovamento di un infiltrato neutrofilico mi farebbe sospettare una disbiosi, quindi secondaria magari a una traslocazione batterica. E poi per definizione, per esempio, l'insufficienza del pancreas esocrino causa disbiosi, quindi diagnosticare l'epi equivale a diagnosticare insomma la disbiosi. Detto questo, però, la disbiosi va diagnosticata, quindi quelle alterazioni nei fila batterici va dimostrata. E al momento la metodica standard è quella del sequenziamento della subunità 16S dell'RNA ribosomiale, che viene effettuata principalmente a livello universitario, quindi in un contesto di ricerca, e viene offerto adesso da alcuni laboratori con un costo relativamente alto. Sappiamo che l'esame culturale non ci permette di diagnosticare disbiosi, lo vedete quindi escluso dalla lista delle indagini. La FISH è una metodica di immunofluorescenza applicabile sulle biopsie intestinali che può in un certo caso aiutarci a sospettare con un'alta percentuale di probabilità la disbiosi, perché permetterebbe la dimostrazione di batteri oltre la barriera intestinale, quindi nella lamina propria, che non è insomma tipico di uno stato di salute. Fortunatamente è stato validato recentemente un test molto più fattibile rispetto al sequenziamento del microbiota, che è quello dell'indice della disbiosi. Quindi parliamo di una PCR quantitativa che va a valutare l'abbondanza di 7 specie batteriche che questo gruppo di ricercatori del Texas, capeggiato da Jan Suchodolski, hanno dimostrato essere principalmente coinvolti nella disbiosi. Attraverso poi un algoritmo matematico hanno creato l'indice di disbiosi, per cui con un indice disbiotico al di sotto di zero possiamo escludere la disbiosi, mentre con un indice disbiotico superiore a 2 possiamo diagnosticare la disbiosi. Poi c'è quel valore equivoco tra 0 e 2 che viene riscontrato fino al 20% di cani sani. Questo è l'articolo di cui vi parlavo, quindi pubblicato dal gruppo del Texas A&M, e vedete ovviamente il confronto nei cani sani e nei cani enteropatici cronici a destra, delle 7 specie batteriche, e vi ho, diciamo così, evidenziato l'indice disbiotico. Vedete la differenza abbastanza netta tra i due gruppi. A dimostrare l'efficacia dell'indice disbiosi, lo stesso gruppo ha calcolato l'indice di disbiosi in diversi gruppi di pazienti, quindi pazienti enteropatici cronici, il primo gruppo a sinistra sull'asse delle ascisse, i pazienti con l'EPI e poi pazienti sani esposti a omeprazolo o a dieta BARF. Vi ricordate, gli inibitori di pompa protonica e la dieta BARF sono due fattori di rischio. Ebbene, vedete che per i valori al di sopra di 2 viene diagnosticata la disbiosi e vedete che i cani enteropatici cronici sono sovrappresentati in questo caso. I puntini rossi sono quei cani enteropatici cronici con un indice di disbiosi elevato, in cui la disbiosi era soprattutto causata da una riduzione del Clostridium miranonis. Non so se vi ricordate, è quel batterio responsabile della deconiugazione degli acidi biliari da primaria a secondaria. Quindi c'è un gruppo di cani enteropatici la cui disbiosi è causata soprattutto dalla carenza di questo clostridio. Poi, come potete vedere, ci sono cani enteropatici cronici che hanno un indice di disbiotico normale, quindi la loro enteropatia non è associata a disbiosi.
La cosa che va detta però è che la disbiosi principalmente va interpretata come un sintomo clinico, quindi diagnosticare disbiosi non vuol dire necessariamente fare diagnosi di una malattia primaria, ma è come, insomma, è come riscontrare il vomito o la diarrea in un cane enteropatico. Quello che sappiamo è che nei pazienti enteropatici acuti l'indice di disbiosi si normalizza nel giro di 7-14 giorni dalla risoluzione dei sintomi, mentre nei pazienti enteropatici cronici, nonostante la remissione clinica, l'indice disbiotico rimane elevato per parecchio tempo, a dimostrazione che la disbiosi non è la causa dell'enteropatia e non è la causa della sintomatologia. Quindi Fabio, una volta diagnostichiamo la presenza di disbiosi, quali sono le nostre opzioni terapeutiche per gestirla? Ecco, questa è una domanda difficile perché effettivamente non abbiamo ancora individuato la terapia perfetta per la disbiosi. Le opzioni sono diverse e cercherò di mostrarvi l'evidenza scientifica relativa ad ognuna di queste. Però tendenzialmente quando si parla di disbiosi e terapia di disbiosi, questi sono, diciamo così, farmaci che vengono menzionati. E spesso si pensa all'antibiotico, per esempio, come un farmaco in grado di modificare in senso benefico il microbiota, e questo non è vero. Gli antibiotici nel contesto della diarrea cronica servono, cioè nel senso molto spesso in alcuni pazienti sono efficaci, ma sono di per sé causa di disbiosi. Questo è stato dimostrato ormai diverse volte da diversi studi, quasi tutti del gruppo del Texas A&M, che hanno dimostrato che la somministrazione di metronidazolo a cani sani è in grado di indurre una disbiosi, in questo caso dimostrata con l'indice disbiotico, è una disbiosi che addirittura permane, persiste fino a 4 settimane dall'interruzione della terapia. E questo molto probabilmente succede anche nei cani enteropatici cronici, quindi con la diarrea cronica, per cui l'efficacia degli antibiotici molto probabilmente non è legata a un miglioramento della disbiosi intestinale. Questo è vero anche, ed è stato dimostrato anche nel caso della tilosina, che se vogliamo è l'antibiotico più utilizzato dai medici veterinari nella gestione della diarrea cronica soprattutto. Ebbene, anche la tilosina induce disbiosi e lo fa nei cani sani addirittura. La differenza col metronidazolo è che la disbiosi indotta da tilosina nei cani sani sembra avere una durata inferiore. Quindi antibiotici esclusi. Arriviamo alla dieta. Sappiamo che ovviamente la dieta è in grado, soprattutto nella composizione dei suoi macronutrienti, è in grado di influenzare il macrobiota. Questo è soprattutto vero se andiamo a considerare la fibra, il contenuto di fibra, di proteine nella dieta, nel senso di diciamo così, di shift in composizione abbastanza netti. Però la domanda è: la dieta può curare la disbiosi nel contesto di una enteropatia? E la risposta è che fino a poco tempo fa tutti gli studi a riguardo ci hanno detto che non era in grado di farlo. E poi invece è uscito un articolo abbastanza recente, molto bello, di Wang et al. Nel 2019, dove cani enteropatici cronici sono stati divisi in due gruppi, quindi dietro responsivi e dietro refrattari, se vogliamo, e in entrambi i gruppi è stata effettuata l'analisi del microbiota fecale, oltre alla quantificazione degli acidi biliari fecali. Ebbene, questo gruppo ha dimostrato che nei cani che andavano in remissione col trial dietetico si notava uno shift nel microbiota simile al ritorno alla eubiosi, quindi una riduzione dei proteobatteri, quindi delle Escherichia coli, un aumento del Clostridium milanonis, sempre lui, associato effettivamente a un aumento degli acidi biliari fecali secondari, quindi gli acidi biliari benefici. E questi due grafici magari lo spiegano ancora meglio. Abbiamo l'abbondanza relativa di Escherichia coli a sinistra e
e l'abbondanza di Clostridium perfringens. Vediamo che al tempo zero, ovviamente, gli animali enteropatici avevano un numero di Escherichia coli molto più alto rispetto al gruppo dei sani, che è l'ultimo gruppo sull'asse delle ascisse. Stessa cosa per il Clostridium perfringens. Ebbene, nella remissione della patologia, il numero delle Escherichia coli, quindi nei cani dieto responsivi, e quello del Clostridium perfringens ritornava simile a quello diciamo così, dei cani sani. E a questo corrispondeva un aumento degli acidi biliari secondari, quindi per esempio l'acido litocolico, che seppur non identico a quello dei cani sani, era tendenzialmente più alto rispetto al tempo zero. Quindi una dimostrazione che la dieta induceva una remissione della sintomatologia attraverso un aumento degli acidi biliari secondari. Quindi questa, se vogliamo, è l'unica dimostrazione che la dieta può curare o risolvere la disbiosi. E poi arriviamo ai probiotici, i prebiotici e i simbiotici. Quindi questo è un mercato molto, molto attivo al momento. Questo slide vi dimostra i prodotti disponibili al momento in questo contesto. Ricordiamoci la definizione di probiotici, prebiotici e simbiotici. Quindi i probiotici sono dei microrganismi vivi che, somministrati in determinate quantità, sono in grado di conferire un effetto benefico a chi li assume. I prebiotici invece sono effettivamente degli integratori alimentari, principalmente rappresentati da fibra e da carboidrati, diciamo così, gli oligosaccaridi, mentre l'insieme, quindi la combinazione di probiotici e prebiotici, viene chiamata, insomma, simbiotico. Quindi questo per una classificazione. Ebbene, ai probiotici vengono attribuiti diversi meccanismi di azione e quindi diversi effetti benefici. Quindi nel contesto dell'enteropatia e della disbiosi sono diversi i meccanismi di azione proposti, però la verità è che nessuno di questi è stato dimostrato in vivo, quindi sono tutti effetti teorici. E vediamo che a livello intestinale potrebbero agire sulla barriera mucosale, sul microbiota e anche nei confronti di enteropatogeni, ma potrebbero anche stimolare in maniera positiva il sistema immunitario. Quindi sono diversi i meccanismi di azione attribuiti teoricamente ai probiotici. Che i probiotici possano interagire, quindi modificare il microbiota, è vero, magari in teoria, e diversi sono. Potrebbero essere meccanismi di azione, ma se andiamo a vedere gli studi che hanno cercato di dimostrare questo effetto sul microbiota, diciamo così, l'esito è meno convincente. Questo è uno studio di un gruppo spagnolo del 2012 di animali sani a cui sono stati somministrati dei fermenti lattici, quindi sette fermenti diversi. È stata poi effettuata l'analisi del microbiota prima e dopo la terapia. Ebbene, questo studio ha dimostrato che i probiotici venivano rilevati nelle feci degli animali che li ricevevano fino a 4 giorni dopo l'interruzione della terapia. Come dire, una volta interrotto il probiotico, non c'è più in teoria un effetto. E seppur, diciamo così, avessero notato un aumento di alcune specie, per esempio l'enterococcus e lo streptococcus, a livello di fila, e quindi non è stato notato nessun cambiamento. Questo è uno studio relativamente più recente, del 2014, uno studio multicentrico che ha coinvolto 20 cani con una diagnosi di enteropatia cronica infiammatoria. I cani sono stati trattati con terapia standard, quindi glucocorticoidi e metronidazolo, e alcuni cani, solo 10, hanno in aggiunta ricevuto un probiotico multiceppo per 60 giorni. È stata quindi effettuata poi l'analisi del microbiota fecale, del microbiota intestinale, al tempo 0 e 90 giorni. È stato notato in questo studio che i cani riceventi
il probiotico avevano un ritorno verso la norma per quanto riguarda la concentrazione delle fecali di bacterium, quindi effettivamente un effetto su un singolo componente del microbiota intestinale, ma non sono state riscontrate altre differenze a livello dei fila più importanti. Entrambi i gruppi, questo va detto, avevano raggiunto remissione della sintomatologia clinica, quindi in un certo senso il probiotico aveva un'efficacia simile a quella dei glucocorticoidi, quindi insomma abbastanza sorprendente. Per quanto riguarda sempre l'efficacia dei probiotici, l'effetto sul microbiota, questo è un altro studio ancora più recente che ha valutato il microbiota mucosale, quindi attraverso la FISH, in 34 cani con IBD, anche questi randomizzati a ricevere terapia standard con o senza lo stesso probiotico multiceppo, senza fare notare un gruppo placebo, e insieme ad tante altre analisi, quindi anche istologiche e immunoistochimiche, è stata valutata attraverso la FISH la distribuzione, oltre alla quantità, di alcuni ceppi batterici, e hanno dimostrato che nel gruppo ricevente il probiotico multiceppo c'era un aumento dei lattobacilli. Anche in questo caso, insomma, nessun effetto sui fila, quindi nessuna correzione della disbiosi. Fabio, ci hai mostrato le opzioni terapeutiche attuali, ma oltre alla dieta, ai farmaci, ai probiotici, ci sono delle prospettive terapeutiche future? Sì, allora abbiamo visto come le opzioni terapeutiche più comunemente utilizzate non hanno questa grossa efficacia nella correzione della disbiosi. E invece un'opzione terapeutica che sta prendendo piede ci interessa particolarmente è quella del trapianto del microbiota fecale, che magari farà rabbrividire alcuni dei nostri spettatori. Bisogna sapere però che il trapianto del microbiota fecale è una metodica terapeutica ormai in atto in medicina umana da un po' di tempo. Infatti risale al 1958 il primo case report di terapia di pazienti con colite membranosa da Clostridium difficile con il trapianto di feci di pazienti sani. Ad oggi il trapianto del microbiota fecale è la terapia di scelta per la gestione dell'infezione da Clostridium difficile ricorrente, con un tasso di cura addirittura del 90% dei casi. Ed evidenza recente dimostra che in alcuni casi di colite ulcerosa, quindi parliamo di IBD umana, il trapianto del microbiota fecale può indurre remissione della sintomatologia e dilazionare, diciamo così, il bisogno di terapia di intervento chirurgico, mentre nel morbo di Crohn, insomma, l'efficacia è meno convincente. In medicina veterinaria il trapianto del microbiota fecale è stato utilizzato in maniera abbastanza, diciamo così, sporadica, quindi in letteratura troveremo davvero davvero poco, qualche case report e una piccola case series, tra l'altro di un gruppo italiano, dove il trapianto del microbiota fecale veniva utilizzato in 16 cani con IBD, però in aggiunta ad altre terapie. Ultimamente il trapianto del microbiota fecale ha preso piede anche nella terapia di alcune enteropatie acute come la parvovirosi. Questo è uno studio di un gruppo brasiliano del 2017 che ha dimostrato che il trapianto del microbiota fecale riduceva il tempo di remissione della diarrea nei cuccioli con parvovirosi. Ovviamente non era uno studio perfetto dal punto di vista scientifico. Però questo è quello, insomma, la piccola evidenza scientifica sul ruolo del microbiota, del trapianto del microbiota fecale nella gestione della disbiosi. Ebbene, ci sono dei
diciamo così, dei casi isolati in cui è stato dimostrato. Questo è un lavoro dell'Università del Texas, quindi il gruppo di Jan Suchodolski, di un cane, per esempio, con un'infezione ricorrente da Clostridium difficile e quindi diarrea associata, in cui la disbiosi era stata dimostrata attraverso l'indice disbiotico di cui abbiamo parlato in precedenza. Ebbene, qui è stato dimostrato che solo l'intervento con trapianto fecale è stato in grado di indurre il ritorno alla eubiosi, e a questo è coinciso un aumento del Clostridium Iranonis, questo batterio fondamentale perché è in grado di convertire gli acidi biliari fecali. Quindi questo, se vogliamo, è un piccolo esempio di come effettivamente il trapianto e il microbiota fecale ha il potenziale l'unica opzione terapeutica ad oggi che ha dimostrato di essere in grado di indurre le eubiosi. Quello che succede, questa è una cosa che chi utilizza il trapianto del microbiota fecale sa, è che l'effetto benefico è limitato nel tempo, quindi la durata del ritorno alla eubiosi varia da caso a caso, ma tipicamente nel giro di 2-4 settimane la terapia va ripetuta per una risoluzione della sintomatologia. Questa è una pubblicazione recente in cui alcuni esperti gastroenterologi clinici, quindi esperti di microbiota intestinale, si sono riuniti e hanno, insomma, sottolineato quanti aspetti, diciamo così, del protocollo terapeutico necessitano di essere chiariti. Quindi ha voluto stimolare, se vogliamo, la discussione su alcuni aspetti da chiarire. E queste considerazioni che sto per mostrarvi sono, insomma, quelle che sono state discusse da questo gruppo di ricerca. Quindi, qual è la via di somministrazione migliore? Non si sa ad oggi se è orale o rettale, se attraverso il clistere o per via endoscopica. Quali sono le feci migliori da utilizzare, se fresche, congelate, qual è la quantità e il volume, per esempio, del diluente, e se è il caso di considerare un unico donatore piuttosto che più di un donatore, quali caratteristiche questo donatore deve avere. Quindi tutti questi aspetti vanno chiariti, c'è bisogno, insomma, della volontà di tutti, quindi di condividere dati. Però quello che sappiamo, diciamo così, per chiudere sul trapianto del microbiota fecale, è che al di là delle assenze di linee guida e di standardizzazione, funziona in un determinato tipo di pazienti enteropatici, e quindi potrebbe essere considerato come prima opzione terapeutica, per esempio in animali giovani con diarrea da grosso intestino, che hanno fatto terapia, per esempio, antibiotica per lungo tempo o con altri farmaci come FANS o PPI. O per esempio quei cani con la diarrea antibiotico responsiva, il trapianto del microbiota fecale potrebbe servire come una alternativa all'antibiotico, come ci dicono le linee guida, e ancora una volta come gestione della disbiosi indotta da farmaco. Però, come ho detto, è probabile che il trapianto fecale vada ripetuto nel tempo, quindi non è un trattamento efficace con un solo tentativo. Grazie per la presentazione Fabio, grazie per la tua collaborazione in questo primo webinar di oggi. Adesso iniziamo con la serie di domande. Sei pronto? Sei pronto per rispondere a queste domande? Grazie a voi ancora per l'invito, e certo, sono prontissimo. Mi aspetto diverse domande. Perfetto, allora iniziamo subito. Prima di iniziare con le domande, vi ricordo che qua sotto nella descrizione di questo video troverete la presentazione realizzata dal dottore e potete scaricarla gratuitamente. Ecco Fabio,
La prima domanda che abbiamo ricevuto per quanto riguarda l'indice di disbiosi che ci hai spiegato, attualmente è possibile misurarlo in Italia? Ok, una giusta domanda, anche perché non l'ho specificato durante la presentazione per motivi di tempo. Allora, al momento attuale l'indice di disbiosi no, non è disponibile in Italia, però è stato appena commercializzato da un laboratorio internazionale che esiste anche in Italia e negli Stati Uniti. Quindi il mio sospetto è che stia per arrivare in Italia. Quindi presto sarà un test a disposizione anche dei nostri medici veterinari per i nostri proprietari. Il problema è ovviamente utilizzarlo nella maniera corretta, perché, come dicevo in precedenza, diagnosticare la disbiosi con l'indice di disbiosi non necessariamente ci aiuta nella gestione del caso, visto che la disbiosi è così, diciamo così, comune con diverse patologie. Però sì, potrebbe essere per esempio utilizzato molto bene nella selezione del donatore per il trapianto fecale, quindi un test facile più facile da effettuare e anche ripetibile. E magari anche nella valutazione di una specie in particolare come Clostridium iranonis, a cui ho fatto riferimento diverse volte, perché magari il riscontro di una carenza di Clostridium iranonis in un cane con diarrea cronica potrebbe farmi pensare a magari provare una terapia con un sequestrante degli acidi biliari. Quindi al momento diciamo, l'applicazione di questi test non è ancora stata definita. Allora, ci hai parlato del trapianto di microbiota fecale in medicina veterinaria, Fabio. Nonostante ancora non sia un trattamento molto frequente, in un cane con diarrea cronica, quando faresti il trapianto? Sì, allora il trapianto adesso fecale viene utilizzato sempre più spesso, però al momento ancora in casi sparuti, e per quello che io so, spesso viene utilizzato in casi disperati, quindi quando è stato provato già tutto senza risposta, allora si prova il trapianto fecale come ultima speranza. E invece il pensiero attuale è che questo non sia l'approccio migliore. Quindi se io dovessi trovarmi di fronte a un cane con una diarrea idiopatica cronica, lo utilizzerei al momento, o lo considererei subito dopo il trial dietetico, soprattutto in presenza di un determinato segnalamento. Facevo l'esempio del pastore tedesco giovane, o dell'Amstaff, o del Setter con colite cronica. Ecco, in caso di una mancata risposta a uno o due trial dietetici, in alternativa all'antibiotico, considererei il trapianto fecale. Questo è quello che la maggior parte dei gastroenterologi, degli esperti, insomma, in questo campo stanno pensando. Quindi lo introdurrei in questa fase della terapia. Quindi prima, anzi, in alternativa all'antibiotico. Ok, se decidiamo di fare il trapianto fecale, per poter farlo ci vuole un donatore sano. Come selezioniamo questo individuo? Ecco, questo non è facile, e a riguardo, come spiegavo, diciamo così, non c'è molta standardizzazione. Questo anche in umana, si sta ancora decidendo se avere un unico donatore con, diciamo così, buoni risultati sia meglio che avere diversi donatori. Però se io dovessi, insomma, la mia ricerca di un donatore ideale parte dal segnalamento, quindi magari una razza che non è predisposta a disturbi intestinali cronici, quindi eviterei un pastore tedesco, cioè non mi fiderei di un pastore tedesco sano. Quindi magari un cane di età media che non soffre di patologie croniche, soprattutto di natura immunomediata, che è regolarmente vaccinato, sverminato e che non ha ricevuto trattamenti antibiotici o con farmaci che possono indurre la disbiosi, quindi il FANS, l'antibiotico, l'inibitore di pompa protonica, per esempio. Dopodiché, ovviamente, è più o meno obbligatorio fare delle indagini. Oltre a esami di laboratorio, diciamo così, rutinari, bisognerà ovviamente fare uno screening per parassiti intestinali e anche enteropatogeni. Quindi parliamo di un coprologico, di un pannello fecale, magari con biologia molecolare, anche culturale, anche se la maggior parte delle volte queste indagini sono comunque ad esito negativo.
E ovviamente l'alimentazione del donatore con una dieta iperdigeribile è uno dei punti, diciamo così, di discussione. Non è, diciamo così, fondamentale se il paziente ha delle feci normali. Quindi non lo so, nel mio immaginario, il mio donatore ideale al momento è un Cocker Spaniel di 5 anni che non ha mai avuto problemi gastrointestinali, anche perché non è una razza predisposta alla diarrea cronica. Eviterei gli animali troppo giovani. O anziani. Ok, da ultimo Fabio, ci hai parlato delle attuali opzioni terapeutiche, tra queste ci sono i probiotici. Secondo te, quale probiotico è preferibile adesso attualmente usare in un cane con diarrea cronica e sospetta di sbiosi? Sì, me l'aspettavo questa domanda perché mi viene chiesto spesso, anche perché l'offerta commerciale è abbastanza ampia, quindi è facile perdersi. Se parliamo della diarrea cronica, quindi un cane con sospetto di sbiosi, premesso che non credo che il probiotico, come ho fatto già vedere e spiegato, non credo che il probiotico risolva la disbiosi, però se dovessi scegliere un probiotico, utilizzerei un probiotico multiceppo. Perché l'idea più, diciamo così, solida, la teoria più solida è che i probiotici abbiano un effetto immunomodulante, oltre che, se vogliamo, metabolico, ma ogni ceppo ha una funzione sua. Quindi utilizzare, per esempio, un prodotto con 8 fermenti, piuttosto che 7 fermenti, anche magari l'aggiunta di prebiotici, per me ha più senso e ha più probabilità di colpire, diciamo così, il tasto giusto. Il consiglio anche qui è di non utilizzarlo in concomitanza ad altre terapie, perché poi diventerebbe difficile capire cosa funziona, cosa no, e magari potremmo inserirlo ancora prima del trapianto fecale, se proprio volessimo, quindi dopo il trial dietetico. Però, nonostante l'evidenza scientifica che è stata pubblicata, io rimango ancora un po' scettico sull'efficacia come unica terapia. Quindi dovremmo aspettare un pochino. Ah, credo di sì, credo di sì. Allora, finiamo qua, Fabio. Ancora una volta grazie per la tua disponibilità. È stata una relazione veramente interessante. Grazie A voi per l'invito e a tutti gli ascoltatori per l'attenzione. Se voleste chiedermi altre domande che non vi sono venute in mente, magari avete la mia mail, quindi vi invito a scrivermi. Quindi Grazie. saluto a Grazie, tutti. dottore. A tutti voi mi auguro che questo primo webinar vi sia piaciuto e spero che sia l'inizio di un lungo percorso assieme in questa seconda stagione. Se vi è sembrata interessante la presentazione di oggi, vi invitiamo a mettere un bel like e a lasciarci dei commenti qua sotto per un feedback. Detto questo, vi aspettiamo il 30. Scusatemi, il 14 ottobre con Fabio Valentini, veterinario oncologo, con cui parleremo delle neoplasie renali. Grazie per la vostra attenzione ancora una volta e ci vediamo prestissimo.